Salve, buongiorno a tutti, sono Alberto Dal Passo, responsabile dell'Operation Excellence Quality Development di GD. GD fa parte del gruppo Coesa. Il gruppo Coesa è un insieme di aziende che producono in diversi settori, dalle macchine automatiche alle soluzioni di processo e alle soluzioni di ingranaggi di precisione. Chiaramente Coesa opera a livello globale, quindi a livello mondiale, ed è la responsabilità di tutto quanto della signora Isabella Serrano. Per quanto riguarda, chiaramente abbiamo i nostri valori, la nostra missione, siamo chiaramente focalizzati su quello che è la generazione del progresso attraverso il rispetto delle persone, attraverso la responsabilità delle attività che noi svolgiamo, la conoscenza e la passione. La passione, come poi mi sembra sia stato un tema anche trattato dalla dottoressa Marchesini, è chiaramente molto importante per riuscire comunque a sviluppare nuovi prodotti, proprio a fare quell'attività di quel vestito da sposa che, secondo, cioè, dal mio punto di vista, le aziende del packaging a livello bolognese e a livello emiliano chiaramente sono ben strutturate su questa visione. Ci sono altre attività, sempre nell'ambito di Coesa, relativamente alla responsabilità sociale, programmi di welfare. Non so se chi è di Bologna ha avuto modo probabilmente di visitare il MAST, che è una delle ultime realizzazioni da parte di Coesa, in modo particolare dalla parte della signora Isabella, proprio per sviluppare programmi di welfare. E poi dopo c'è chiaramente l'attività molto importante di andare a migliorare quelli che sono i processi di efficientamento per rispettare quelli che sono l'ambiente e le risorse ambientali. Alcuni dati: noi chiaramente siamo 14 aziende, circa 6.000 dipendenti, siamo distribuiti su 33 paesi, abbiamo circa 90 unità operative. Mi sono dimenticato prima di dirlo, ma comunque avete visto nella slide: il fatturato del 2014 è stato nell'ordine di 1,5 miliardi, di cui comunque il 5% viene impiegato nello sviluppo di progetti di ricerca, perché comunque per noi, appunto, di fondamentale importanza riuscire a creare prodotti e macchinari che siano su specifica dei clienti e che quindi riescano a seguire le esigenze del mercato. Queste sono aziende che appartengono al gruppo Coesia. Appunto, lavoriamo nel settore del beverage, del chemical, food, home care, personal care, pet care, tea, coffee, tissue e igieniche. Noi chiaramente di GD lavoriamo nel settore del tabacco e abbiamo comunque fatturato nel 2014 705 milioni, copriamo circa 2.600 dipendenti in tutto il mondo, e l'headquarter è a Bologna, come del resto anche del gruppo Coesia. Abbiamo circa 12 unità operative, proprio per essere più vicini al cliente e per riuscire a soddisfare quelle che sono le esigenze dell'after sales, dalla Germania, la Russia, la Turchia, India, Giappone, Cina e South Africa, Brasile e Stati Uniti. La storia di GD è chiaramente, adesso per chi conosce probabilmente GD, chi vive a Bologna, la storia comunque di eccellenza, nata nel 1923, produceva motorini. Solamente nel 1939 è stata poi acquisita da Enzo Seragnoli, il quale si focalizzò dopo poco, intorno agli anni 50, sulla produzione di macchine celofanatrici, macchine automatiche. Negli anni 60 entrò nell'ambito del settore del tabacco. Nel 70 produsse due macchine, vennero progettate due macchine, sia per la produzione dei pacchetti ingeriti che per la produzione dei pacchetti software. Negli anni 90, per appunto, siamo entrati anche nel settore delle macchine per il confezionamento delle sigarette. Nel 2000 abbiamo prodotto comunque una nuova macchina confezionatrice per i pacchetti, che ha raggiunto la velocità di 1.000 pacchetti al minuto, basata su dei principi meccanici diversi. Normalmente le macchine GD hanno avuto come caratteristica quella di avere dei movimenti alternati, viceversa questa è stata prodotta con delle logiche di tipo continuo. Siamo entrati poi successivamente nel settore anche delle macchine per la produzione dei filtri e per i filtri combinati. L'ultima sfida che stiamo affrontando in questi anni è il discorso del passaggio dalle sigarette tradizionali a quelle che sono cosiddette le e-cigarette, quindi sigarette multi segmenti piuttosto che a liquido.
Perché ringrazio tutto il collega della Marchesini perché è stato molto puntuale nell'aver elencato i diversi punti, chiaramente dove comunque GD si trova assolutamente nel concordare su quelle che sono le esigenze. Eppure è la stessa domanda che ho Sì. posto prima al collega, perché è un tema che diciamo, nel settore è davvero molto dibattuto in questo periodo e ci si chiede come venga poi percepito Esatto, i punti rimangono comunque in ambiti separati. Ad esempio, sicuramente un punto importante per quanto riguarda le nostre macchine è che l'utilizzo di impianti aerodinamici non vengono normalmente impiegati per il problema anche della possibile contaminazione che ci potrebbe essere tra prodotto e per dire, la perdita di olio o quant'altro. Per cui si preferisce avere tutti quanti i movimenti di tipo meccanico, quindi ingranaggi, canne, tutti quanti comandati sostanzialmente da motori. Siamo molto focalizzati nell'utilizzo invece di pneumatica. La pneumatica viene principalmente utilizzata dove? In tutti quelli che sono gli asservimenti delle macchine e soprattutto noi avremo circa in un impianto di una maker che serve alla macchina confezionatrice delle sigarette, circa 200 elettrovalvole e circa una cinquantina di attuatori. Le 200 elettrovalvole servono da una parte per eseguire attività di pulizia in certi momenti di alcune zone di macchina dove magari si può accumulare per il processo di produzione, di confezionamento delle sigarette, degli accumuli di tabacco. Oppure può essere utilizzato principalmente anche per scartare quelle che sono le sigarette che hanno comunque presente dei difetti. Adesso, non so se nessuno di voi ha mai visitato la GD, comunque il trasporto delle sigarette avviene attraverso dei tamburi dove all'interno di ogni tamburo ci sono delle cuvette, la sigaretta viene trattenuta nel trasporto da un tamburo a quell'altro attraverso delle depressioni. Quindi sono delle asole che trattengono la sigaretta e poi dopo chiaramente nel momento in cui in certe fasi di test della sigaretta questo dovesse rispondere alle esigenze di qualità e dimensionali, viene scartata e in quel momento il soffio d'aria serve per scartare la sigaretta e quindi eliminarla dal processo produttivo. Poi abbiamo chiaramente diciamo, delle attività che sono comunque start and stop, e quindi non sono durante la fase di processo, ma sono solamente la fase iniziale, una fase di spegnimento della macchina, dove ci sono dei dispositivi che devono disimpegnarsi. Nel momento in cui vengono disimpegnati, se si disimpegnano, devono comunque allontanarsi, quindi devono avere la possibilità attraverso degli attuatori di ritrarre magari quello che chiamiamo noi letto di rullatura piuttosto che dei gommatori per impianti di incollaggio della carta attorno alla sigaretta. Chiaramente sono caratteristiche comunque diverse. Da una parte noi abbiamo alcuni dispositivi che sono anche, diciamo, sono remoti rispetto a dove comunque avviene l'azione, no, degli attuatori perché comunque essendo solamente in fase iniziale o fase finale, non c'è necessità di una grande risposta da parte del sistema. Viceversa, per quanto riguarda magari l'espulsione delle sigarette o delle zone di pulizia, considerando che la nostra macchina di punto comunque produce 20.000 sigarette al minuto, è necessario che nel momento in cui viene scartata la sigaretta che si è trovata che non corrisponde alle caratteristiche di qualità, la risposta deve essere immediata, cioè ci deve essere il minimo di sterisi tra il momento del comando e il momento in cui comunque la sigaretta viene espulsa. Direi che comunque rimangono ambiti chiaramente molto diversi e chiaramente adesso ho preso l'esempio delle maker, ma comunque anche nell'ambito delle packer, quelle che comunque producono i pacchetti, l'utilizzo della pneumatica è rivolto allo stesso identico modo. Adesso l'esempio nella presentazione era più rivolta al discorso del confezionamento delle sigarette perché c'è tutta un'attività anche di creazione di vuoto, del vacuum per il trasporto del tabacco e per il trasferimento di sigarette che è molto importante, che prevede l'impiego di ventilatori con caratteristiche diverse a fronte se la portata, cioè a seconda del rapporto tra portata e depressione che deve essere creata nelle diverse zone di macchina. Comunque, sicuramente anche per noi il punto molto importante è il discorso dell'obsolescenza, che noi ci troviamo ad affrontare comunque problematiche legate a dover ridisegnare gruppi e applicazioni proprio a fronte di quelle che sono le segnalazioni da parte delle aziende di cioè di particolari che sono diventati obsoleti. Ovviamente il particolare sostitutivo non corrisponde sempre per dire per interesse dei fori di collegamento piuttosto che di cablaggi e quant'altro.
ad azioni che possono essere eseguite rapidamente. Questo comporta chiaramente un dispendio di energia da parte dell'ufficio tecnico, da parte dei clienti e da parte di tutto quanto il sistema che opera intorno alla, a questo tipo di attività. E devo dire, sono assolutamente d'accordo sul fatto che diventa anche difficile, visto che comunque è difficile sempre nell'ambito della stessa azienda produttrice, la sostituzione di particolari obsoleti diventa ancora più difficile nel momento in cui comunque questa standardizzazione viene meno e quindi uno prima di ridisegnare un rack, dove sono tutte quante le trovate, beh, ci pensa più di una volta, no? Anche qualora ci dovesse essere una convenienza dal punto di vista sia qualitativo sia economico, ma vuol dire l'impiego da parte di ore di ufficio tecnico nel ridisegnare, nel fare, nel seguire tutto quanto il processo che va dietro alla manualistica, all'informazione, all'informazione al cliente, sostituzione dei pezzi di ricambio, che diventa molto problematico. Quindi si cerca di rimanere il più possibile legati al fornitore piuttosto che a quei particolari che non necessariamente devono essere sostituiti. Grazie. Io approfitterei allora anche per anticipare un po' alcune domande. Ne avevo una, poi chiaramente se ce ne sono dalla platea, ben vengano assolutamente. Immagino che da quanto ci ha appena detto, da quanto abbiamo sentito in precedenza relativo appunto a Marchesini, l'assistenza è evidentemente un punto, diciamo, cardine di quello che è poi la scelta del fornitore in termini di, appunto, di servizio, quindi mi ricollego anche a quanto detto nella mia presentazione sull'importanza, no, dell'after sale o comunque di quello che è l'assistenza e l'affiancamento, la partnership tra cliente e fornitore anche prima e dopo la vendita. In quest'ottica, come, cioè, sta cambiando in qualche modo anche l'approccio del cliente? Vedi tutto ciò che abbiamo citato prima, manutenzione predittiva, controllo remoto dei macchinari, piuttosto che forme di assistenza appunto che si differenziano dal passato, dove c'era la chiamata tra virgolette del tecnico o la manutenzione preventiva sulla falsa riga del tagliando dell'automobile, per cui so che al termine di un certo periodo, un certo numero di cicli, comunque sostituirò il componente piuttosto che andrò a verificare o quant'altro. Sta cambiando, è già cambiata, e in che modo questo approccio all'assistenza e come si riflette in primis su di voi rispetto al cliente e poi in seconda battuta evidentemente su. Ma dunque GD sicuramente da questo punto di vista nell'ambito dell'after sale ha sempre sviluppato comunque progetti molto importanti con i clienti a livello di partnership, tant'è che su molte aziende i nostri clienti noi abbiamo un contratto di manutenzione che praticamente riconosciamo a fronte di mantenimento, di aumento dell'efficienza degli impianti e quindi interventi programmati, per dire chiaramente sostituiamo quello che è la manutenzione stessa del cliente, quindi siamo noi che attraverso adesso lo chiamiamo APS, comunque attraverso questo tipo di attività creiamo dei magazzini a casa dei nostri clienti e sostituiamo con dei piani di programmati di manutenzione in particolare che sappiamo essere comunque quelli più soggetti a usura, consumo, e quindi per mantenere il livello di efficienza dell'impianto, anzi di migliorare ogni volta l'efficienza dell'impianto. Quindi siamo sempre stati molto vicini al cliente. Sicuramente oggi attraverso l'Internet of Things, attraverso comunque l'informatizzazione che comunque è sempre più spinta, quello che si sta cercando è anche di attraverso delle attività remote di riuscire a consentire, per dire, sia ai nostri tecnici piuttosto che al cliente stesso di operare sulla macchina e risolvere certi tipi di problematiche. Quindi prendiamo spunto comunque anche dal settore delle macchine utensili, noi abbiamo un'importante officina interna dove comunque queste tipi di attività vengono svolte, quindi il cliente si può, cioè siamo noi che ci colleghiamo alla macchina attraverso dei collegamenti via internet e questo consente di vedere la macchina come è messa, dov'è che bisogna intervenire, quindi riducendo anche magari i costi di manutenzione, perché altrimenti uno deve comunque mandare il tecnico per risolvere la problematica, perché il cliente non è in grado di descrivere correttamente l'accaduto e quindi diciamo è una convenienza per tutti quanti. Quindi da questo punto di vista solamente la vicinanza del cliente, cioè del fornitore, in quel caso noi, nel confronto del cliente, è sempre più stretta, e soprattutto si cerca di creare questo collegamento, questa
filetizzazione sempre più spinta. Secondo me i mezzi che ci sono oggi consentono di poterlo fare, perché uno riesce ad essere collegato col cliente in qualsiasi momento, no? Cioè uno riesce a vedere la produzione della macchina. Infatti comunque abbiamo già oggi dei report che sistematicamente un'area della nostra azienda analizza a fronte di quelli che sono i consumi, cioè a fronte di quelli che sono le produzioni di ogni macchina che si è installata presso i clienti. In questo modo possiamo comunque anticipare problematiche che noi vediamo: se si abbassa la produttività in una certa zona della macchina piuttosto che in un'altra, possiamo anticipare la sostituzione di certi particolari per evitare il breakdown della macchina stessa e quindi poi magari una manutenzione che può essere più lunga rispetto a quella che è invece la sostituzione di un singolo particolare, un singolo componente. Quindi noi su questo siamo molto attenti, lo stiamo portando avanti in modo capillare e sistematico. Buongiorno Antonio Parotti di Fest Industrial, una domanda relativa al futuro. Quali sono secondo lei le sfide tecnologiche più significative che intravede nel suo settore e quali le aspettative dai fornitori per sostenere? Dunque, allora sicuramente noi siamo in una, cioè il mercato rispetto comunque a 20 anni fa è diventato molto più complesso, perché le esigenze sono molto più spinte e sono molto più variabili. Noi vediamo che abbiamo una gamma di prodotti, è difficile anche fare una pianificazione puntuale su quelle che sono le esigenze dei nostri clienti, perché comunque le esigenze del mercato cambiano. Soprattutto anche in ambito di quelli che sono i prodotti speciali. Noi siamo entrati in questo ambito ormai da anni, seguiamo quelle che sono le esigenze da parte del marketing dei nostri clienti e quindi come tale il marketing ha bisogno di risposte rapide, veloci e affidabili, perché loro stessi abbiano poi la possibilità di fare delle campagne, delle verifiche sul mercato stesso se le risposte sono positive piuttosto che negative. Quindi non possiamo, come magari potrebbe essere 20 anni fa, dare dei tempi di time to market di 8-9 mesi. Cioè non, questo, cioè, si arriva troppo lunghi rispetto a quelle che sono le esigenze del mercato. Questa variabilità e questa, chiaramente questa variabilità del mercato, queste esigenze, che poi comunque tutti quanti noi siamo poi comunque coinvolti, perché anche per quanto riguarda le nostre stesse esigenze personali, nel momento in cui andiamo presso qualsiasi fornitore, richiediamo chiaramente abbiamo delle richieste molto più specifiche rispetto a quello che poteva essere una volta, dove comunque uno si comprava l'automobile con certe caratteristiche, l'automobile era quella, al massimo c'era un'opzione che era l'aria condizionata e basta. Oggi invece richiediamo e personalizziamo anche noi, quindi noi stessi, non solamente i nostri clienti, ma anche noi stessi nel momento in cui siamo clienti, esigiamo tutta una serie di specifiche molto più di dettaglio rispetto a una volta. È chiaro che questo fa sì che la catena si riporti poi a valle o a monte, facciamo magari a monte, su quelli che sono poi le richieste di rispetto dei tempi di consegna, della qualità. Io vedo che comunque anche per quanto riguarda tutto il discorso della, giusto per fare un esempio, l'origine preferenziale della merce, i clienti comunque richiedono, come giustamente veniva anche specificato prima, che i prodotti siano prodotti magari in mercati del mercato europeo piuttosto che in paesi extra UE, proprio perché comunque questo gli consente banalmente di avere lo sgravio di dazi doganali e quindi di pagare di meno. Insomma, ognuno chiaramente guarda tutti questi aspetti e questo fa sì che le aziende siano molto più, almeno io vedo che insomma, è molto più complesso, cioè proprio anche dal punto di vista dei processi, seguire il discorso della tracciabilità, seguire i discorsi che una volta, comunque 20 anni fa, io sinceramente non ero così puntuale, non ero così restrittivi. La sicurezza della macchina piuttosto che, insomma, c'è tutta una serie di documentazioni e chiaramente in questi comunque i fornitori si possono venire solamente in aiuto, perché se per dire ogni volta che lo devo andare a tracciare chi ha fatto il particolare, se il particolare, se il fornitore ci ha dato l'origine preferenziale o non preferenziale, se, insomma, diventa indispensabile che la catena di fornitura supporti in un modo che si sta comunque sicuramente complicando, sia perché è molto più reattivo nelle richieste e nei tempi in cui comunque queste richieste è necessario riuscire a realizzare, sia comunque anche come documentazione che i fornitori comunque, che i clienti comunque vogliono i russi, vogliono i brasiliani, vogliono tutti quanti. Non è che cioè, basta mettere un marchio e poi dopo tutti i più di marchio, cioè ci deve essere tutta una documentazione correlata
che fa sì che se comunque non c'è immediatamente l'informazione da parte del fornitore, anche doverla comunque ricercare diventa complessa. Noi ci stiamo affacciando adesso al discorso anche del farma, perché certe nuove sigarette comunque hanno certi tipi di richieste sulla tracciabilità del materiale che compone comunque la macchina, e lì chiaramente si apre un ulteriore, dove comunque Marchesini sicuramente è già molto esperta, un nuovo settore che comunque complica ulteriormente le cose, perché ci deve essere le normative sulle saldature, sui materiali, anche solamente il discorso dell'immagazzinamento del materiale, la tracciabilità di questa documentazione che deve essere trovata. È ovvio che se, cioè, diventa comunque strategico che i fornitori su queste cose siano lo stesso, comunque i migliori, solamente i migliori riusciranno a dare un supporto a noi, e di conseguenza verranno scelti, insomma, dire. Perché altrimenti se ogni volta uno deve stare a domandare, dammi certificato, uno ne sceglie un altro, perché diventa veramente un dispendio di energie enorme. C'è la ricerca di tutte queste informazioni che deve essere collettate, devono essere comunque consegnate ai clienti. E questo secondo me è un po' la... c'è il livello di servizio, però tendo presente che anche i fornitori devono sapere che il mondo si sta complicando, cioè un fornitore non può rimanere fermo all'interno della propria azienda e controllare che, per dire, i loro processi interni funzionano, perché comunque siano ben collegati ai propri clienti e sapere che sono le esigenze del cliente, per cui se dobbiamo esportare in Russia ci sono certe caratteristiche, se dobbiamo esportare, ma poi insomma, in Cina ce ne sono delle altre, in Brasile altre, oppure sono anche semplicemente i paesi che sono soggetti a embargo. Ci sono altri problemi, perché per certi prodotti possono essere messi sulle macchine e altri no. È tutto molto più, dobbiamo prestare molta attenzione. Attenzione, è chiaro che se i fornitori da questo punto di vista ci aiutano, diventa, cioè, una cosa indispensabile. Credo che quello che sta dicendo sia molto, diciamo, confermo in qualche modo, sia molto legato al discorso proprio anche della preparazione, oltre che della strutturazione del fornitore in termini appunto di documentazione e quant'altro, che è assolutamente importante, anche su un aspetto più qualitativo e però allo stesso modo importante, che è quello della preparazione, di cui parlava anche inizialmente la dottoressa Marchesini, e la preparazione del fornitore nel comprendere, sì, nell'interpretare qual è l'applicazione sulla quale poi dovranno essere montati i propri componenti, e quindi nel poter, non dico indirizzare, ma comunque consigliare quantomeno e affiancare lo sviluppo di questo o quell'altra applicazione. Ecco, lei vede una crescita o anche in questo caso un'evoluzione, un cambiamento in ottica positiva, non mi piace pensare che sia così, di quello che è l'approccio e la preparazione, appunto, l'approccio alla formazione da parte del nostro settore e nel momento in cui si interfaccia con un settore complesso, comunque, perché le macchine per packaging sono, dire, sì, dal nostro punto di vista abbastanza complesse. Ecco, c'è un qualcosa che sta evolvendo dal vostro punto di vista? Si percepisce questo? Abbiamo ancora parecchie strade da fare? Adesso, devo essere sincero, non è che abbia questa percezione comunque a breve giro di posta di cambiamenti particolari. Sicuramente penso che il cambiamento maggiore che si potrebbe comunque percepire, come ha già detto il nostro collega, è quello comunque di una standardizzazione. Intanto che comunque questa standardizzazione non ci sarà, per noi comunque è difficile percepire dei grossi cambiamenti. Adesso, per quanto riguarda noi, adesso problematiche particolari dal punto di vista tecnologiche su elettrovalvole, non mi sembra che le abbiamo riscontrate. Chiaramente, per quanto riguarda il prodotto stesso, sui consumi, siamo noi che magari sviluppiamo già all'interno della nostra azienda magari delle attività per cercare di ridurre i consumi di energia, sia che possa essere elettrica piuttosto che pneumatica, delle nostre macchine. Quindi da questo punto di vista no, però sicuramente forse non è un problema più del settore della pneumatica, però in senso generale della fornitura, anche noi, come diceva l'autoressa Marchesini, vedo che comunque su questo probabilmente non c'è un seguito molto forte, nel discorso che le nostre macchine non sono come nell'automotive, la stessa macchina, al di là di quelle che possono essere le personalizzazioni, però prodotte in serie per quantitativi molto elevati. Noi comunque quando produciamo 20 macchine, 22 macchine nel caso del settore delle maker,
comunque è già un anno comunque importante, no? E quindi considerando che comunque le nostre macchine sono per il 50% comunque personalizzate sul cliente, quindi sono tutti quanti particolari, molto spesso che sono in quantità unitaria. Chi produce i pezzi, normalmente io provengo dall'officina, quindi conosco la situazione, quando uno ha piazzato una macchina, la cosa che desidera è tenerla piazzata almeno per un giorno intero e fare, non so, 50 pezzi, 100 pezzi. In realtà, nella nostra realtà, oggi come oggi, se magari poteva essere forse lontanamente possibile 20 anni fa, oggi sicuramente no. Allora, su questo è chiaro che dopo è necessario comunque applicare quelle che sono soluzioni tipo SMED, per cercare di ridurre i tempi di piazzamento, per far sì che ci sia convenienza anche da parte del fornitore a fare lotti di produzione molto piccoli. Per di più c'è anche tutto il discorso della valorizzazione del magazzino, a parte la logistica, dove uno magari può avere un capannone più o meno grande, ma nessuno in questo momento vuole accumulare pezzi in magazzino per coprire certi tipi di esigenze. Quindi un'altra cosa molto importante è sicuramente riuscire a creare dei rapporti con i fornitori sul concetto degli ordini aperti, quindi un po' condividere quello che è il rischio del mercato oggi, che, per dire, a fronte di una produzione di 10 pezzi non necessariamente, anche se uno ha fatto una previsione di 10 pezzi, in quell'anno si consumeranno 10 pezzi, magari se consuma solamente 5, gli altri 5 forse si consumeranno l'anno successivo, se poi non saranno soggetti a modifica tecnica, perché vuol dire le nostre macchine molto spesso sono soggette a modifiche tecniche dovute alle problematiche che si rilevano nei diversi cantieri. La stessa identica macchina, con le stesse identiche caratteristiche, con certi materiali funziona in un certo modo, con altri materiali può avere delle prestazioni diverse. Quindi il settore delle macchine automatiche, penso che comunque chiunque potrebbe confermare, è comunque molto complesso e molto articolato. Sono quantitativi comunque molto piccoli, molto personalizzati, e quindi come tali i fornitori migliori sono quelli che riescono comunque a seguire questi ritmi qua, quindi utente un marketing molto breve, quantitativi molto piccoli. Noi fino a 15 anni fa le linee guida della progettazione erano date da regole interne, oggi le linee guida della progettazione sono date da regolamenti, direttive, norme, cose generali. Quello che vale per noi penso dovrebbe valere anche per il fornitore, perché il prodotto che noi facciamo deve avere dei requisiti di conformità a direttive e norme, lo stesso requisito a mio avviso vale per chi fornisce i componenti della nostra macchina. Mi ha incuriosito, sia quanto diceva il signor Grazia, sia quanto diceva anche il governatore, rispetto all'esigenza di standardizzazione dei componenti. Ora, probabilmente lo capisco anche meno perché io conosco meglio il mondo di ASIO, quindi della componentistica meccanica, però devo dire che dopo aver sentito quello che diceva oggi il dottoressa Marchesini, dove diceva che ciò che caratterizza e difende anche il mondo dell'industria italiana, delle macchine è la capacità di fare un vestito su misura, anzi il vestito a sposa ci ha detto che è una bellissima metafora, io credo che questo sia vero anche per tanti costruttori di componentistica. Sicuramente vale per chi fa i sistemi di trasmissione, ma per quanto ne so io vale sicuramente anche per chi fa gli ingranaggi e tanti altri componenti. Allora, scusate se la metto in maniera un po' fin troppo chiara, ma mi sbaglio, di fondo è un problema di prezzo, scusatemi, cioè mi sembra che dietro ci sia la volontà quantomeno di avere una soluzione fatta su misura, però che sia la misura uguale per tutti, così siamo a posto e diventa proprio. Secondo me non è tanto un problema di prezzo, c'è un problema di valore aggiunto, nel senso che il fatto di dover, faccio un esempio, riprogettare, perché comunque in particolare è diventato obsoleto, cioè in quel momento lì per dire non è che non stia dando del valore aggiunto, è semplicemente tempo perso, per cui uno sarebbe meglio che progettasse una soluzione nuova. Invece lì, scusi, sì. Chiaro, se non si capisce quello che dicevo io non credo che esista un costruttore di componentistica, che c'è soltanto, lo chiediamo a loro, che di fronte a una domanda puntuale di un cliente voglio un componente fatto così. In Italia io credo che non esista uno che dica di no, forse in altre nazioni è un po' più difficile, ma credo che sia la nostra vera specialità, quindi dire certo non c'è problema. È evidente che appunto, come diceva anche oggi la dottoressa Marchesini, se ti faccio il vestito su misura non è il vestito per tempo, costa un po' di più, è giù. Esatto, è giù. Sì, se lo faccio guadagnare
praticamente mi riduco solo a tanto segno. Tra l'altro la nostra caratteristica è quella che ci difende, sono d'accordo, però non volevo capire solo se è questo il problema, di fatto o no. Credo che ha ragione quanto diceva appunto Catania adesso, il punto sia non tanto il fatto che la personalizzazione, comunque la presentazione dia valore aggiunto, perché quello credo sia abbastanza evidente, no? Nel senso è chiaro che più riesco a soddisfare il singolo cliente, più riesco a dare valore aggiunto, più questo diciamo sarà contento anche nel comodire il proprio cliente. Il punto è, cambia da settore a settore, quindi da azienda a azienda, quanto il cliente è disposto, ma il cliente non, ma il Marchesini, ma, o GD, la specie, quanto il cliente è disposto a riconoscere al proprio fornitore di quel valore aggiunto che si è creato. Allora qui forse è proprio un po' più complessa e articolata la discussione, però è evidente che nell'ambito di quella partnership di cui parlavo prima con i fornitori, partnership vuol dire, a mio avviso, dal lato fornitore, sia diciamo condividere tematiche tecniche di sviluppo, sia poi condividere quel diciamo margine in più dato dal valore aggiunto che il cliente dovrebbe, se ha richiesto evidentemente queste modifiche, riconoscere. Quindi questo è un pochettino il concetto. Allora, chiaramente ho già anticipato una serie di argomenti, quindi adesso sarò solamente supportato dalle immagini. Questa è una macchina per il confezionamento di sigarette, composta sostanzialmente da tre elementi, che sono l'hopper, dove viene trattato il tabacco, la maker, dove viene comunque realizzato l'avvolgimento del tabacco nella carta bianca, diciamo, e poi l'open tipper, dove invece viene completato il confezionamento a sigaretta con l'aggiunta del filtro. E dopo, per la stessa identica parte, vengono realizzate una serie di test e di verifiche sulla qualità del prodotto. Quindi molto semplicemente, diciamo, questa zona qua, nella zona 1 e zona 2, abbiamo per appunto il tabacco che parte dalla zona inferiore e attraverso la depressione arriva vicino al trave di formazione, al trave di aspirazione, dove comunque il tabacco viene trattenuto da delle cinghie impermeabili all'aria. Poi abbiamo invece nella zona tipper, dove appunto le ispezioni di sigarette che sono state realizzate nella zona maker vengono comunque trasferiti da un tamburo a quello successivo attraverso appunto zone di depressione e di rilascio delle sigarette da un tamburo a quell'altro. Qui per appunto vediamo, adesso qui abbiamo i tre dispositivi che creano il vuoto. Abbiamo, per quanto riguarda la zona dell'hopper, la zona dell'hopper, quindi la zona di trascinamento del tabacco verso la parte superiore e del trattenimento del tabacco stesso sul trave di aspirazione, come ad esempio qui nella zona del cork, abbiamo comunque utilizzato questo dispositivo, che è un ventilatore centrifugo con un alto volume, quindi circa 5.000 metri cubi l'ora, e un basso valore del vuoto, 100-120 millibar. Nella sezione 3 abbiamo per appunto questo che sono a canali laterali. In questo caso abbiamo bassi volumi d'aria, circa 500 metri cubi l'ora, e abbiamo un valore del vuoto intorno ai 300-400 millibar. Nella zona invece terminale, zona 5, abbiamo una pompa a palette con bassi volumi e alto valore della depressione. L'aria compressa, come dicevo nelle immagini precedentemente, la utilizziamo, adesso faccio vedere già direttamente i dispositivi. Qua vediamo l'attuatore. In questa zona, nel momento in cui il sistema, la macchina è spenta, questo sistema si alza, e per cui disimpegnando quello che è il gommatore, che deve comunque allontanarsi dalla zona della colla per evitare che la colla poi si tenda a seccarsi intorno al gommatore stesso. Abbiamo invece qui il letto di rullatura. In questa zona viene rullata la carta intorno alla sigaretta, ed è la carta che unisce praticamente il filtro all'aspirazione di tabacco. In questo caso, chiaramente, in questo caso il letto di rullatura è vicino al tamburo, sente di rullatura. Nel momento in cui la macchina si spegne, il letto si allontana.
attraverso questi leveraggi e questi attuatori. Questo invece è lo schema che ho riportato per il discorso invece dell'espulsione delle sigarette in fase di, nel caso in cui comunque la sigaretta non risponde alle caratteristiche qualitative richieste. Qui vediamo che il dispositivo è molto vicino anche localmente alla macchina, quindi, perché in questo modo il percorso che deve compiere il getto d'aria per l'espulsione è molto breve, altrimenti si rischierebbe che con quelle velocità che sono in gioco la sigaretta non farebbe in tempo ad essere espulsa. Questo, diciamo, è il rack che noi abbiamo in macchina, però appunto quello che per noi è molto importante sono il discorso dell'alta produzione delle sigarette, dell'integrazione tra pneumatiche e sistemi con la parte elettronica, quindi riduzione di quelli che possono essere i cablaggi, i tempi di installazione, la flessibilità. Questo appunto, ritornando al discorso dell'obsolescenza, è chiaro che nel momento in cui uno di questi componenti dovesse diventare obsoleto, dovrebbe rivedere il ridisegno di questo rack, che comunque è molto importante. Per quanto riguarda il discorso di efficienza, noi, come dicevo prima, proprio per cercare di ridurre quelli che sono i consumi attraverso sistemi software, in questo caso qua Computational Fluid Dynamics, riprogettiamo quelli che sono comunque i condotti attraverso cui passa l'aria. Questo era il disegno iniziale, no? Funzionale, dove doveva comunque passare l'aria. Attraverso il ridisegno con questo sistema e il pezzo che poi è stato a produrre ha questa forma qua, proprio per rispettare quelli che sono i passaggi del fluido e di conseguenza per evitare delle perdite di carico e quindi delle inutili inefficienze, consumi. Abbiamo anche un kit sulle macchine che vanno a misurare quelli che sono i diversi consumi. Questa è una caratteristica che ci viene richiesta sempre di più anche dai nostri clienti, proprio perché c'è da parte di tutti l'attenzione a cercare di ridurre il più possibile sia i consumi elettrici, sia quelli che sono di aria compressa e del consumo di calore che viene comunque buttato fuori nell'ambiente. Quindi abbiamo un cruscotto che consente andare a verificare quelli che sono i target al di sotto dei quali devono rimanere certi tipi di consumi, e grazie a questi, nel momento in cui si sta avvicinando al target limite, intervenire segnalandoci quelli che è l'elemento dove si verifica questo consumo non normale, e quindi andare a sostituire i componenti che stanno causando questa variazione. Appunto, come dicevamo, in particolare, ma adesso chiaramente si dicono un po' delle cose un po' scontate, che comunque riprendono i punti molto descrittivi che sono stati tracciati dal collega della Marchesini. Questi impianti chiaramente sono impianti che lavorano 24 ore al giorno su 6 giorni alla settimana, quindi i componenti devono essere comunque molto affidabili, la sostituzione di questi deve essere comunque molto rapida, e quindi anche nel momento in cui si rompono bisogna riuscire a intervenire rapidamente, perché sono macchine che, producendo migliaia e migliaia e milioni di parti al giorno, non possono comunque rimanere ferme. Questo è sicuramente l'aspetto più importante, la fidabilità.